Ci siamo fermati. Buon pomeriggio, amici. È da due giorni che molta gente, dopo la diretta di Giletti di domenica sera, mi dice: beh, sei stato pesante domenica, stai attento. Hai toccato la famiglia Muto. Ha detto che sono dei criminali incalliti, pesanti. E tutti mi dicono: stai attento, ma sei stato pesante, stai attento a quell'altro, stai attento a quest'altro. Come fai? Sei scortato, cammini da solo, sei in produzione. Io non riesco a capire cosa vi passa per la testa a voi, perché oggi ho pubblicato, oggi c'è stato un esempio bellissimo del cavaliere Condorelli, Toroncini Condorelli, il siciliano, l'imprenditore siciliano. Questa mattina, appena ho saputo della notizia, anzi ho pubblicato subito un imprenditore che si ribella al pizzo, che denuncia i suoi criminali. Ecco, questo è un esempio straordinario. E da questa mattina che giro, perché dovete sapere, amici, per un fatto anche di lavoro, di produzione, siamo in giro a incontrare le aziende. In giro in Calabria c'è un deserto, vi dico la verità, sono uscito da tre aziende e mi hanno detto cose, guardate, un imprenditore era che piangeva, vi ho detto tutto. E quindi vai a trovare grazia e trovi giustizia, c'è inteso che ti pongono delle domande, come dobbiamo fare? Domani alle 10 porterò una delegazione di chef stellati e di albergatori dal presidente Spirlì, perché praticamente questa gente è destinata a chiudere, perché se gli rinviano i matrimoni fino al 31 luglio già hanno perso tutte le comunioni, quindi hanno perso grande economicità, e dietro le comunioni, i matrimoni, c'è un mondo. E allora quello che sta accadendo, quello che stiamo rappresentando, quello che non solo a questi imprenditori, qualcuno mi ha detto che deve dare conto anche alla criminalità organizzata del pizzo, che chiedono mazzette, le cose che succedono e che Condorelli ha denunciato e ha fatto arrestare 40 mafiosi, no? Un clan che lo attaccava. Ora mi dicono: continua ad andare avanti, ma vedi che c'è anche quella Calabria positiva. Sì, ma la Calabria positiva mi sta lasciando solo, è con me, ma ripeto, non c'è nessuno che si affianca a me, non c'è un imprenditore che mi dice: voglio stare accanto a te mentre parli in diretta, voglio dire anch'io le stesse cose. Sì, lo so che il 95%, il 90% la Calabria è fatta di persone per bene, ma è indiscutibile questo, non sarei qui a raccontare questo territorio. Poco fa mi sono messaggiato con il dottore Gatteri, perché la mia preoccupazione sale in un contesto di lavoro e di pressione,
e di preoccupazione. Quindi io dico alle forze dell'ordine, all'arma dei carabinieri, alla polizia, alle persone di starmi vicino perché in questo momento è una fase molto difficile, la mia anche per il lavoro che faccio. Anche ad ogni zona dove mi muovo c'è un clan, una famiglia, probabilmente che ho parlato, Gioia Tauro, Cetraro o altre persone. Certamente il dottor Gratteri mi ha tranquillizzato e mi ha detto di tenerlo sempre informato, però sapete benissimo che, voglio dire, non è che c'ho la scorta o cammino con il fucile o col mitra in mano, assolutamente. Cioè, il mio mitra è questo, è la telecamera, la voce, la libertà, l'articolo 21, il mio modo di essere, il mio modo di fare e di raccontare. E quindi quello che sta accadendo io ve lo sto rappresentando. È difficile, è difficile. E sentendo le imprese, gli imprenditori, io ho una lista davanti e depenno ogni giorno, depenno tantissime aziende che non hanno neanche la forza di rispondere al telefono. Quando li chiami dice, senti, ma io ti volevo coinvolgere, ma coinvolgere per dirmi come devo fare per non chiudere, perché siamo pronti a chiudere tutti. Se prolungano questa situazione che supera giugno, è la fine per tanti, è la fine per tanti. E attenzione, e qui intorno in questa regione ruota solo il privato, non è che abbiamo fabbriche, aziende, abbiamo industrie, non c'è nulla, non c'è nulla. E allora la mia preoccupazione vorrei che fosse la vostra. E quindi io sto coinvolgendo anche tanti amici in Italia e nel sud, diciamo, e anche al nord Italia, ma anche all'estero, che mi stanno mandando messaggi di forza, di continuità. E domenica saremo di nuovo da Giletti. Questa volta probabilmente si racconteranno storie di vita legate a delle esperienze di medici, di infermieri e di persone che vivono anche la mala sanità. Poi vi diremo la piazza dove siamo collegati, perché sicuramente saremo in una piazza calabrese, probabilmente Cosentina. Non, la redazione ancora mi sta tenendo in stand-by per capire cosa si farà domenica, però nel momento in cui lo saprò sarà un appuntamento per tanti calabresi che vogliono raccontare la propria storia di vita, anche l'esperienza sanitaria, quello che vogliono dire in qualche maniera, con quelli che sono i tempi di una piazza con tanta gente in una piazza. Io vi ringrazio, statemi vicini, questo è quello che vi chiedo. Se mi dovesse accadere qualcosa, ricordate che non ero io che parlavo molto e non ero io che esageravo nel parlare, era la Calabria che era muta, o meglio, non sento, non vedo, non parlo. Ecco, quindi oggi domani non dite, ma lui parlava troppo. Siete voi che siete muti e quindi tiriamo fuori la voce. Se ci sono più associazioni, più voci, più Lino Polimeni in giro per la Calabria, sicuramente faremo cose buone. Se no, alla fine tendenzialmente ti martellano a tal punto, ti stanno col collo sul fiato, che alla fine ti stanchi. E poi giustamente la famiglia, tutti quanti dicono: ma chi ti manda, chi te lo fa fare? E tu puoi cambiare la natura di un uomo? La potete cambiare la natura di un uomo? Beh, la mia certamente no. Continuo a vivere, come si dice, un giorno da leone che 100 da pecore, come si dice, questo è il detto che si rappresenta. Un abbraccio a tutti, condividete questo video, seguitemi, perché condividere questo video e seguire Lino Polimeni è seguire una forma di libertà e di respiro. Voi calabresi, amici del sud, non state respirando, siete imprigionati. Vivete sotto stress, vivete in case imprigionati, non avete la libertà che vorreste. Ecco, io credo che in qualche maniera è un segnale di speranza parlare così per come io vi rappresento. Statemi vicini, condividete, aiutatemi, perché è una fase molto difficile, molto dura. Io ho un bambino piccolo e devo dare delle risposte anche al mio bambino piccolo. Ciao.